difficile stabilire cos'è radiofonico, cosa non lo è, no? Quest'ultimo, sempre La vita com'è, non è uscito da Sanremo. Però c'è una ricerca, c'è un qualche cosa che ricorda un po' l'archetipo del twist, del rock and roll. Poi ecco, c'è anche il discorso di quello che viene immaginato o pensato come musica proveniente dai Balcani, ma in realtà la mia ispirazione è stata più il mondo della musica ska inglese degli anni Ottanta, tipo i Madness, One Step Beyond, no? Per cui e lì pure è uno ska, insomma ska twist. Qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente come me, non si riprende mai, lo sai. Maximilian è un disco che nasce dalla volontà di fare inizialmente un disco di musica un po' più sperimentale, ma era inizialmente destinato a un disco di come alter ego, quindi l'autore del disco era Maximilian, un Mr. Maximilian che doveva fare un disco così, di cose, insomma di brani, di musica, non elettronica nel senso di dance, ma più basato sulla ricerca dei suoni sintetici, quindi dei suoni sintetizzati, sintetizzatori modulari. Ammazzo il tempo. Il tour che partirà appunto il 30 gennaio dal Palasport di Pescara sarà un tour diverso rispetto a quelli che ho fatto in precedenza, ci sarà una produzione, quindi una scenografia importante, quindi ben progettata, ben costruita, degli arrangiamenti completamente diversi delle canzoni. Il mese di gennaio sarà dedicato a fare le prove, fare insomma la preparazione più accurata. Però ci tenga a fare un bel tour, ci tenga a farlo bello dal punto di vista musicale, dal punto di vista di spettacolo. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare questa notte ancora. Vola tra coriandoli di cielo e manciate di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri.